sia ben chiaro che metto al primo posto la vita, perché mentre il mio è stato un gesto che tutto sommato so che può essere anche recuperabile, perché un'iniezione di insulina si può essere salvati, insomma, ma quelle persone che si sono messe una corda intorno al collo, che si sono date fuoco, quelli sanno che non c'è un punto di ritorno. Purtroppo devo dire che siamo clienti di Veneto Banca, che è una di quelle banche che in questi giorni ha dichiarato fallimento, nonostante sia stata acquisita dalla nuova banca, che è la Banca Intesa. E noi, i nostri soldi, sono stati polverizzati. Vale per noi come per altre 200.000 più o meno persone tra Veneto Banca e Vicentina, che non ci sia la possibilità di un ritorno dell'impegno economico. Ho avuto una volta una risposta da un dirigente della Veneto Banca, dal presidente di Veneto Banca, che quando gli ho detto potrei fare un gesto estremo, mi è stato risposto lo faccia. Io là mi sono sentita morire. Mi ha ucciso dentro, perché per 2 o 3 giorni, a casa mia lo sanno, stavo in camera, non mangiavo, mi ha ucciso. Noi dovevamo avere un incontro con i legali di Veneto Banca, che tra l'altro venivano da Milano, i quali ancora un anno e mezzo fa ci avevano proposto una mediazione, no? Dopodiché la mediazione si è arenata, eccetera. Allora abbiamo richiesto una possibilità di continuità di questa mediazione, di riapertura, e ci hanno detto di sì. Solo che deduzione logica, dato che a ragion veduta questo è successo, abbiamo visto che loro, secondo gli altri, hanno temporeggiato fino alla fine di Veneto Banca. Il mio gesto è stato dettato dalla disperazione, perché quando ci siamo recati nella sede di Montebelluna di Veneto Banca e il direttore della filiale mi ha girato lo schermo proprio per farmi vedere che c'era l'intestazione di Intesa San Paolo, come a dirmi: signora, qui non ce n'è più per nessuno, e i contatti che lei vuole avere ancora con la sede di Veneto Banca sono ormai improponibili, io mi sono vista persa, io mi sono sentita responsabile, perché io sono, assieme a mio fratello, abbiamo firmato impiegando tutto il capitale della nostra famiglia, quindi moralmente io mi sento responsabile, colpevole, ed è un mattone che è difficile da digerire, è un boccone amaro, e dopo 2 anni e più in cui una persona passa le notti pensando a questo, io sono arrivata là in quel momento. Io, per tutelare la mia famiglia, ho detto, ho pensato forse inconsciamente, vediamo se con questo gesto qualcosa si muove, nel senso che mi mettono in contatto con qualcuno che ancora, perché c'è sempre un filo di speranza, e quindi pensavo, speravo in un contatto ancora possibile e di arrivare ad una risoluzione. Mia sorella ha focalizzato che probabilmente, che poi è quasi certo, non c'era più niente da fare, ha tirato fuori, senza che io mi accorgessi, della sua borsetta una siringa. Per siringa si intende una penna piena di insulina, e si è messa l'ago, è un aghetto piccolino di 5 mm, nell'avambraccio, e ha minacciato di cominciare l'erogazione dell'insulina se non ci fossero state date dei chiarimenti reali e un tentativo per poter arrivare ad una conclusione della nostra situazione. Subito dopo 5-10 minuti si sono sentite le sirene dell'ambulanza. Voi avete attivato questo, non avete cercato un contatto con gli avvocati di Milano? Sono arrivati 4 signori, i quali hanno dichiarato di venire da Milano, sono entrati e ci hanno chiesto per quale motivo noi li avessimo chiamati. Mia sorella ha corretto, signora, guardi che noi non vi abbiamo chiamati, probabilmente sarà stata o la direzione, anche se non esiste, o il nostro direttore, perché veniste qua per cercare di avere una mediazione per capire come sono le cose. Solo che loro, da come li abbiamo visti, queste 4 persone non avevano nessun tipo di interesse nei nostri confronti e neanche per la nostra situazione. Io volevo qualcuno che risolvesse la mia situazione, quella della mia famiglia. A un certo punto mia sorella si è iniettata, si parla di 60 unità, forse saranno anche meno. A quel punto lì è stata allettata, è stata portata in ospedale e lì hanno fatto quelle cose che hanno servito per risollevarla, per riportarla tranquilla, perché mia sorella non ha avuto nessun tipo di conseguenza. Io posso dire che in questo caso non sono fallite solo le banche, è lo Stato che ha fallito. Perché se lo Stato ci porta a dover fare questi gesti
per farci ascoltare, per farci sentire, per ottenere giustizia, lo Stato ha fallito. Avevamo acquistato in banca dei titoli di Stato BTP. BTP funzionano tranquillamente con un sistema molto facile, ogni 6 mesi ci sono delle cedole e poi c'è il rimborso del capitale impegnato dopo 2, 3, 4, 5 anni, quello che poteva essere. I nostri titoli scadevano nel 2029 e il nostro consulente, anche se la parola mi fa ridere, di Veneto Banca ci aveva consigliato di venderli, o meglio ci ha proposto di acquistare delle sane, sanissime, tranquille e sicure obbligazioni di Veneto Banca, e a nostra domanda se c'era pericolosità nell'impiego del capitale ci ha detto che non c'era niente di cui preoccuparsi e che potevamo stare tranquilli. Cioè tutti i nostri soldi che avevamo nei BTP sono stati ovviamente acquisiti e abbiamo comperato ovviamente queste obbligazioni. Il problema è stato che queste obbligazioni si sono poi rivelate che erano convertibili a nostra insaputa, anche perché il prospetto informativo che parlava di queste obbligazioni non ci è mai stato consegnato, non l'abbiamo mai visto. Sappiamo dopo 2 o 3 anni che era un tomo di ben 300 pagine, quindi penso anche illeggibile. Quando ho portato a casa la documentazione, abbiamo dato io e i miei fratelli una scorsa, abbiamo controllato eccetera, e ci siamo accorti che sopra le nostre firme era stata aggiunta una postilla scritta a mano in stampatello, una penna biro, che loro l'hanno chiamato investimento, ma è un termine improprio, perché non è un investimento, è un impiego di capitale a risparmio. A quel punto lì succede che ci viene comunicato la conversione in azioni. Immediatamente siamo andati in banca e abbiamo dato risposta negativa. Noi non vogliamo le azioni, non le vogliamo assolutamente, l'abbiamo ribadito. Ci hanno messo in vendita prima le obbligazioni e poi, quando hanno fatto la conversione, ci hanno fatto mettere in vendita le azioni, però nessuno dei due ordini è stato soddisfatto ed esaudito. Quindi noi ci siamo trovati con tutte le nostre, purtroppo, forzosamente, azioni che ci sono state date, e dato che penso lo sappia non solo l'Italia ma tutto il mondo, le due banche possiamo dichiarare che sono fallite e noi, i nostri soldi, sono stati polverizzati. Noi chiediamo essenzialmente giustizia, importante però che ci sia da parte dello Stato, comunque delle istituzioni o di chi vorrà tentare di darci una mano, di poter rientrare di veramente questo mal tolto, perché ricordiamoci che qui siamo in una situazione economica e finanziaria non solo di Fagan ma anche di tutto l'indotto, che ormai è una tabula rasa.